non lo sta da chiedere, se no ci roviniamo la serata. Però accade, ovviamente. Quando purtroppo la Cripta versava in uno stato quasi pietoso, oserei dire, questo non lei ricorda, gli affreschi stavano andando ormai in rovina totale, interviene lo Stato perché accade questo. Quando un privato è detentore di un bene culturale e non può, e però su questo appunto calo un velo pietoso, non può intervenire con i propri mezzi, può succedere a chiunque di noi, voglio dire, allora dice io sono impossibilitato, chiedo allo Stato un intervento. A quel punto lo Stato interviene, però come dire garantisce la Carta Costituzionale e i rapporti tra Stato e Chiesa che quel bene sul quale noi abbiamo fatto un intervento poi diventi in qualche modo anche di godimento pubblico. Che significa appunto aperture programmate d'intesa con l'amministrazione dello Stato eccetera eccetera. Questo che piaccia o meno, chi ha seguito la vicenda di questo sito purtroppo non è accaduto, per tanti anni solo alcuni soggetti hanno potuto godere a titolo personale di queste aperture. Oggi finalmente con il nuovo direttore, con anche la nostra responsabile di sito, si è riuscita a fare cosa? Allora, infatti, allora anch'io mi aggiungo ai ringraziamenti sia all'abbazia di Montecassino che al comune di Castel San Vincenzo che ci è sempre a fianco in tutte le nostre iniziative, e aggiungo che insomma non è un mistero perché qui nell'area archeologica troviamo, che dello Stato, troviamo una parte dell'abbazia di Montecassino perché è un luogo tuttora consacrato e quindi insomma è possibile svolgerci funzioni religiose, questo va tenuto anche presente durante la visita. E noi come polo museale noi abbiamo, che ci occupiamo della valorizzazione e quindi della comunicazione, insomma di far comprendere questo sito a più persone possibili, ovviamente il nostro interesse è di farlo comprendere nella sua totalità. E per questo la cosa che ci serve è la collaborazione con le persone, la collaborazione con l'abbazia di Montecassino, con l'abbazia di San Vincenzo, la nuova abbazia di San Vincenzo, e la collaborazione con il comune, che è un altro nostro partner, perché non solo loro ospitano il deposito degli scavi, e qui Federico Marazzi fra poco ricomincia a scavare sperando di trovare tante altre cose interessanti, e quindi loro ci mettono a disposizione i locali per tenere il deposito vicino al luogo dello scavo, che è una cosa interessante, ma stanno per fare anche un museo archeologico, e questo museo archeologico sarà praticamente il completamento di un circuito di valorizzazione di San Vincenzo. E ovviamente non aprirà domani ma presto, e quindi potremo avremo la possibilità di visitare, di vedere insomma i reperti provenienti dagli scavi vicino al loro luogo di provenienza, e anche con l'abbazia insomma io penso che non è giusto dimenticare che questo è comunque un luogo di origine monastica, un luogo che dove sono successe tanto ricco di storia, insomma, forse stasera non avremo neanche il tempo di sentire tutti i dettagli, perché si legge come un romanzo d'avventura, ci sono le battaglie con i saraceni, tradimenti, insomma, fughe, incendi, terremoti, però è un luogo religioso che ha una sua storia religiosa, e questa va sempre rispettata e che continua anche con la presenza dell'abbazia nuova dall'altro lato della strada, insomma, quindi la storia continua ed è tuttora presente, e questo, per questo sono molto contenta che grazie al direttore del polo insomma siamo riusciti a trovare un accordo per andare insieme verso, insomma, per farvi conoscere quanto più possibile di questo sito. Per essere ancora più chiari, lo dico fino in fondo, la convenzione ovviamente regola quelle che sono le aperture quotidiane della cripta, che ovviamente in questi orari non ha nulla a che vedere con l'apertura ordinaria, quindi diventa straordinaria, ed ecco perché la visita è straordinaria perché è gratuita, e si ringrazia anche l'amica Simona Caracillo che ci ha accompagnato. Per quanto riguarda